Bestia c'è, bestia c'è, ha vinto Bastianini la MotoGP. Va bene, Bastianini Martin Bagnaia. Anche quest'anno ci sarà da divertirsi. No, non è un video sul motomondiale, attenzione. Vediamo di mettere su un po' di pagelle sulla partita di ieri, no? Allora, Di Gregorio voto 6. Voto 6, dai. Ha giocato il primo tempo, nessun intervento da segnalare. Anzi, è un anticipo molto coraggioso, quasi a metà campo. E qualche piccolo errore in fase di impostazione, diciamo che riequilibra un po' il voto, però nessun intervento da segnalare nel primo tempo. Savona, do un 6 meno. La partita è la sufficienza, attenzione, però nel primo tempo all'inizio su qualche lancio non l'ho visto molto, molto pronto su qualche lancio da dietro dei francesi, non l'ho visto molto pronto. Si è fatto un paio di volte sorprendere, però dai, ci sta la sufficienza. Il ragazzo è giovane, se Thiago lo vede, lo vede. Poi sui giocatori che vede Thiago ci sarebbe da fare un lungo discorso, raga, ma lungo, 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 lungo. Perché vabbè, poi ne parliamo. Intanto sembra che stanno scannando qualche bambino qua, non lo so. Gatti, 6 meno anche Gatti. No, che chissà cosa. Per quale. L'ho visto molto nervoso. E questo secondo me rientra nel casino su Chiesa e tutti gli altri. L'ho visto molto nervoso. Già con Norimberga l'ho visto nervoso. non lo so. È un tema da approfondire. Cabal 6,5. Il ragazzo mi è piaciuto. Mi è piaciuto sia in fase di impostazione a 3, che nel secondo tempo, quando ho giocato un po' più largo, in fase di proposizione. Un bel lancio su Cambiaso. Ho visto. Diciamo che il ragazzo. Qua mi tocca usare un termine che ho imparato ad odiare in questo anno e mezzo. La giuntolata? Vogliamo che. Diciamo che questa è una mezza giuntolata, va? Questo Cabal. Cambiaso. Sei più. Tra i più propositivi sempre. Diciamo che non si è ancora ben definito il suo ruolo. Lui spesso si accentra per impostare anche. Diciamo che è un cambiaso in linea con l'anno scorso. Kefren Turam, fra il 5,5 e 6 meno, qualche errore di troppo, devo dire, però il ragazzo c'è. Il ragazzo c'è, naturalmente sono tutti voti da prendere con beneficio di inventario. Non è sempre una gara, un allenamento con pubblico. Io così le chiamo queste gare amichevoli. E per me sarà così anche Atletico Juventus. Ve lo dico da subito, ragazzi. Quindi finisse anche 8-0 per l'Atletico Madrid. Il mio parere non cambia. Ok? Però analizziamo comunque le prestazioni. Kefren Turam, Fagioli 6 meno, un paio di buone verticalizzazioni, ma troppo timido. L'ho visto un po' troppo timido Fagioli. C'è da crescere ancora. Do 6 più invece a Locatelli, al netto di un paio di errori tecnici del primo tempo. A me è piaciuta la prova di Locatelli, soprattutto nel secondo tempo. Si è guadagnato il calcio di rigore. Devo dire, ho visto un giocatore rinfrancato, abbastanza rinfrancato.
e soprattutto il chiaro progresso rispetto alla partita con Norimberga. Veniamo al trio d'attacco. UEA, sei più molto propositivo, devo dire, il più pungente nel primo tempo. Chiaro che tecnicamente ha ancora un oceano da percorrere per migliorare, però l'ho visto bene, dai. Mangulà, dai, ci do 5 e mezzo, ma non è Mangulà che deve risolvere i problemi. Vlaovic, 5 e mezzo. Al netto del rigore, un gol clamoroso mancato, vabbè, ma una prestazione piuttosto incolore e soprattutto anche lui molto nervoso. E qui ho l'impressione che non c'entri molto poco la prestazione, ma penso che ci siano altri fattori in gioco, almeno a giudicare da fuori quello mi sembra. Perché, cioè, se dovessi parlare di tutto sto casino che è successo ieri con le parole di Thiago Motta, ne parlerò, ma verrebbe fuori un video di un'ora, ve lo dico subito, verrebbe fuori un video di un'ora, col rischio concreto di essere poi smentito dai fatti, perché giustamente sarebbe un video in cui devi abbracciare tutta la questione del mercato, della rosa, eccetera, eccetera. Non lo so, non lo so. Però, vabbè, dai, poi vediamo. Allora, parliamo ora degli ingressi nel secondo tempo, almeno di quelli più in vista, gli ultimi non li calcolo, giusto per... Allora, Danilo sei più, e la sua leadership si è sentita, ha fatto gol, però ha anche causato il gol del 2-2 del Brest, sbagliando i tempi di salita, anche se rivedendo bene l'azione, lì l'errore più evidente è quello di Danilo. Però quando io vi parlo che oramai non solo la Juve, ma un po' tutte le squadre hanno quasi disimparato a fare il fuorigioco, lì è un errore più evidente è quello di Danilo, ma lì è anche un errore di reparto, perché tu non puoi scattare in avanti alle soglie della linea del centrocampo, perché basta che l'attaccante parte da dietro e ti fotte. La linea del centrocampo va tenuta, diciamo, all'altezza del vertice del cerchio di centrocampo, chiaramente nella tua metà campo, chiaramente, un po' più, diciamo 10-15 metri prima del cerchio di centro, del centrocampo, della linea di centrocampo, perché se lo fai troppo a ridosso della linea di metà campo è facile che l'attaccante si infili dalla propria metà campo ed eluda la trappola del fuorigioco. E anche questo, sì, l'errore più evidente è quello di Danilo, però c'è anche un errore di reparto, attenzione, per me, per il mio modo di vedere, con la foga di tenere alto il baricentro, si è perso di vista l'inserimento. E qui sono meccanismi che vanno oliati. Qualche deficiente ha già crocifisso Danilo. Ecco, quelle sono le macerie di Allegri. Vabbè, lasciamo stare, vabbè. Lasciamo stare veramente. Quanti casi umani che veramente ti fanno passare la voglia di tifare Juventus. Quanti casi umani che sto leggendo. Anche dall'altra parte della barricata, attenzione. Vabbè, parliamo di calcio che è meglio. Bremer 6, non vedo errori di sorta. Perin 6, non poteva fare nulla per me sui gol. Douglas Luiz, un bel 6 e mezzo. È questo ragazzo di un'altra categoria. Sì.
magari qualche perplessità sul discorso social, sul gossip, sul glamour, lui, Alicia, queste robe qua, io continuo a mantenerla. Però, pur avendo queste perplessità, ragazzi, quando è entrato questo a centrocampo, la differenza si è vista tutta. Si è vista tutta. E anche per lui ci sono tanti discorsi da fare. Tanti discorsi da fare. Magari ce lo faccio pure un video con il rischio di essere smentito, ma sì, chi se ne frega dopo tutto, dai. Il dis, sei meno. Ragazzi, ditemi quello che volete, ma al momento non ho ancora, dicono sia un possibile crack, ma io al momento non ho ancora toccato con mano. Sì, ha qualche numero, ma la testa ce l'avete calcolata? Non lo so, non ho ancora toccato con mano. Non ho visto ancora qualcosa di strettamente concreto in questo ragazzo qui. Poi, fate un po' voi. Thiago Motta? No, non do voti a Thiago Motta. Non do voti a Thiago Motta. Non do voti a Thiago Motta. Mi spiace, non ne do. Così come facevo con Allegri l'anno scorso. Anche quest'anno dopo di Thiago Motta. Poi magari vediamo se viene fuori più tardi un video, ma dovrebbe essere un video molto lungo, molto articolato, c'è da mettere in riga, in ordine, molti pensieri sulle parole di Thiago Motta, su quanto è successo ieri, sugli esuberi, sulla campagna acquisti. Non lo so perché è un casino, è un casino, ogni parola può essere confermata o smentita nel giro di pochi secondi. Perché io veramente vedo una squadra, una società al bivio, veramente, veramente. E vi dico anche la cosa ho notato ieri, soprattutto durante il primo tempo. Io non ho visto in tribuna, parlo della tribuna, Giuntoli, i suoi collaboratori, lasciamo perdere Ferrero, presidente pro forma. E comunque, io non ho visto volti molto sereni ieri, eh. Io non ho visto volti molto sereni ieri. Non lo so, mi sbaglierò io. C'è chi vede tutto bello, grande, tranquillo, beati voi che vedete tutto questo. Non lo so, ma è un discorso molto molto lungo da fare, molto molto lungo. E voglio aspettare un po', oppure manifestarvi direttamente il mio pensiero, ma non è in questa sede. Voi iscrivetevi al canale, naturalmente, perché ragazzi, il mondo juventino è veramente è arrivato in un punto di non ritorno. Eh sì, siamo arrivati veramente a un punto di non ritorno. Questo forse è il momento più delicato della nostra storia, per certi punti di vista. Iscrivetevi al canale.